chiamo Carlotta Michaela Jarak e sono una biostatistica e attualmente ricercatrice in epidemiologia nel laboratorio di epidemiologia degli stili di vita dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, e a lato della mia attività di ricerca mi occupo anche di divulgazione scientifica. Quella scienza che studia come si distribuisce una malattia o un qualsiasi evento rilevante dal punto di vista sanitario e che va a identificare quelli che sono i fattori di rischio o tutto ciò che ostacola appunto lo sviluppo di una malattia o di quello che si sta studiando in quel momento. Studiando biotecnologie mi sono resa conto che l'attività pratica dietro al bancone non mi entusiasmava così tanto quanto invece l'enigma stesso della biologia, cercare di capire il perché di determinati fenomeni. E alla fine l'epidemiologia fa questo, cerca di risolvere dei rompicapi a livello di popolazione e ricerca il motivo per cui, per esempio, alcune persone hanno maggiori probabilità di ammalarsi o di morire. Adesso la mia ricerca si concentra su un disturbo che affligge una considerevole percentuale della popolazione, che si chiama acufene, e che è un fastidioso ronzio percepito nelle orecchie o in testa, che inficia la qualità della vita di chi ne soffre. Ed essendo un disturbo complesso, ad oggi non esiste una terapia efficace che sia in grado di curare tutti i pazienti e di trattare tutti i tipi di acufene. Quindi contribuire a capire quali siano i fattori di rischio e a valutare altri aspetti importanti di questo sintomo sicuramente sarebbe e sarà, si spera, un contributo importante, e mi sto prefiggendo proprio questo per il mio dottorato. Ho preso molte decisioni della mia vita accademica, se non tutte, sulla base delle opportunità che mi si palesavano in quel momento. Quindi, nonostante io sia sempre stata una che alla domanda che cosa farai fra 5 anni, dove ti vedi fra 5 anni, aveva sempre la risposta pronta, possono succedere talmente tante cose in 5 anni che è giusto avere un piano, ma trovo che sia anche giusto cambiarlo. Quindi quando ho preso la decisione di fare ricerca a Milano è perché in quel momento era l'opportunità migliore in termini di gruppo di ricerca, di mia carriera futura, miei interessi e tanto altro. La quotidianità è una sfida, dall'esperimento che non viene, o peggio da quello che viene, da risultati completamente opposti a quelli che si speravano, oppure quando i revisori di un journal scientifico rigettano un articolo a cui avevi lavorato da mesi, l'ansia di trovare i fondi. Diciamo che un buon gruppo solido e soprattutto che ti supporta è quello che ti permette di superare gli ostacoli che per la natura stessa della ricerca ti trovi ad affrontare ogni giorno.